Buonasera, bentrovati al nostro approfondimento informativo. Oggi il giorno del lutto nazionale nel nostro paese per fare memoria in segno di cordoglio con le vittime della tragedia di ieri a Lampedusa. Oltre centinaia di morti, molti ancora i dispersi di questa tragedia, di questo barcone che si è rovesciato nei pressi della spiaggia di Lampedusa. Forse la più grossa tragedia, la più grossa ecatombe tombe in quel mare, molteplici le reazioni, le sensazioni, purtroppo anche le polemiche. Come dicevamo, oggi è il giorno del lutto nazionale, una tragedia che interroga un po' tutte le nostre coscienze. Allora noi abbiamo ospite stasera Jorge Carazas, buonasera Jorge, buonasera. Che è dell'associazione Convergenza delle Culture. Jorge è un migrante anche lui, da 13 anni si trova in Italia. Allora, da migrante, ieri quando ha visto quelle immagini, che sensazioni ha provato? Molta tristezza e molta indignazione, perché non è la prima volta, adesso stiamo parlando di un caso molto più grave per la quantità di morti, ma Però proprio settimana scorsa in un anno erano morti altri 12, esattamente. quindi purtroppo è una catena che continua. Esattamente, se dobbiamo parlare negli ultimi 20 anni, stiamo parlando del Mediterraneo come un cimiterio, perché stiamo parlando di più di 20.000 Come ha morti. detto il suo connazionale, il Papa argentino, no? Proprio È il vero. cimitero del Sì, Mediterraneo, è tra un. l'indifferenza generale. E purtroppo quella è l'indignazione, perché questo è frutto di una politica razzista che l'Italia ha portato avanti durante gli ultimi anni, durante gli ultimi 10-15 anni, con i governi Berlusconi e la Lega Nord. Ecco, però quando si dice sono in tanti, bisogna gestire questi flussi. Primero dobbiamo iniziare a parlare di cose concrete, nel senso che gli immigrati che arrivano in barcone, che arrivano attraverso le carrette del mare, sono la minoranza degli immigrati che siamo qua in Italia, perché la maggioranza degli immigrati arriviamo qua con un visto turistico, poi rimaniamo qua clandestino, come me. E Ecco, poi lei è da con il tempo, se uno si mette in regola. quindi è da 13 anni che è in Italia ed è ancora clandestino. No, no, io adesso ho il permesso di soggiorno, ma sono stato clandestino anche come la maggioranza degli immigrati. Perciò criminalizzare gli immigrati con la legge Bossi-Fini, che è la principale produttora di illegalità in questo paese e di clandestinità, perché non permette a un lavoratore, anche se ha un contratto con una persona che è un datore di lavoro, non le permette di regolarizzarsi, deve aspettare qualche sanatoria che arriva ogni 10 anni o qualche decreto flusso per tentare di legalizzarsi. Perciò è costretto un lavoratore immigrati a lavorare in nero, a essere sfruttato pagandole 3 euro all'ora. Perciò tanto, e nei cantieri del governo, della regione, qua hanno fatto tutti questi palazzi della regione, con lavoro degli immigrati clandestini. Dobbiamo dirlo questo. Perché venivano presi subappalto. Esatto, e poi entravano a lavorare per 3-4 euro all'ora, quando sappiamo lo che costa un datore di lavoro, che un lavoratore a un'impresa costa Ecco, 20 ma euro tutti all'ora. questi immigrati che decidono di venire qui e lavorare quindi anche in queste condizioni, perché vengono via dal loro paese? Purtroppo vengono qua scappando dalle guerre, scappando dalla fame, fame che hanno prodotto l'Occidente. Quindi sono disposti a venire via da una situazione di difficoltà, di guerra, di disagio, di fame e venire qui e vivere anche in situazioni di disagio, di difficoltà. Sì, la gente arriva qua perché sta scappando della guerra o della fame, ma si trova qua in una situazione veramente che non la conosce. Quindi scappa per cercare un futuro diverso, però magari non si sente accolto e quindi si sente fuggiasco anche nel paese in cui arriva. E purtroppo sì, perché se arriva qua prima, se arriva per la carretta del mare e si trova con una legge che non serve, non è una legge giusta per l'accoglienza. Perciò deve cambiare la legge, si deve cambiare la legge sui rifugiati, per permettere a questi rifugiati veramente di arrivare e salvare la vita. Quante abbiamo visto lo che ha fatto il governo Berlusconi con il respingimento dei barconi alla Libia.
tutto quello che, per lo quale l'Italia è stata condannata per l'Europa. Non dobbiamo dimenticarci Quindi di questo. Quindi lei dice che la politica dei respingimenti non serve. Questa è una violazione ai diritti umani. Noi come associazione che difende i diritti umani e l'essere umano come valore centrale, la non violenza come metodologia di azione, dobbiamo denunciare, dobbiamo essere in prima fila. Allora, uno che arriva da rifugiato, da migrante, con la carretta del mare oppure con un visto turistico, poi una volta che arriva, come riesce allora ad integrarsi in base anche alla sua esperienza? Purtroppo deve lottare contro una situazione di sfruttamento, perché la legge Bossi-Fini lega il permesso di soggiorno a un contratto di lavoro, ma non ti permette di fare il contratto di lavoro quando tu arrivi qua. Sei clandestino, però hai trovato un lavoro, un datore di lavoro che ti vuole assumere. E allora quando scatta la regolarità, diciamo? Passano anni e anni, gente che paga. Noi abbiamo fatto la lotta nel 2009 durante l'occupazione della Torre dei Imbonati per denunciare la sanatoria truffa. La sanatoria del 2009, che era soltanto per colf e badante, e si è visto migliaia di persone pagare a delinquenti, a rete che si creavano per sfruttare quel bisogno di legalizzarsi. E quindi c'è anche un altro. Vuole legalizzarsi, vuole avere il permesso di soggiorno, ma non può. Quindi c'è anche un altro rischio, finire in mano a degli sfruttatori, a degli ingannatori. Esattamente. Per poi, gente che ha pagato per essere regolarizzato nel 2009, non le hanno dato il permesso di soggiorno, era tutto falso, è andato al commissariato, alla questura a fare la denuncia di che è stato truffato, e la beffa è che è stato rinchiuso in un CIE per poi essere deportato. Non possiamo dimenticare il tema dei CIE oggi. Figurava come clandestino. Esattamente, perché uno come clandestino non può fare una denuncia, o una donna è violentata e non può fare una denuncia, perché lo primo che le chiedono nella questura è il permesso di soggiorno. Quindi se uno non ha il permesso di soggiorno, il permesso già di sta soggiorno violando, è scaduto perché ha perso il lavoro. Esatto, è un clandestino, però commette un reato. Il reato della clandestinità, perché il governo Berlusconi Bossi hanno creato quella. In questo punto la Bossi-Fini è penalizzante sotto questo punto di vista. Su questo e su tutto, perché la legge Bossi-Fini è stata creata per reprimere gli immigrati, per metterlo in condizione di essere un nuovo schiavo. Ecco, quindi voi adesso, lei per esempio adesso è 13 anni che è in Italia, adesso è una situazione abbastanza regolare la sua, e avete deciso di dar via a questa associazione Convergenza delle Culture, che ha sede in via Mac Mahon a Milano. Voi cosa fate come associazione? Noi in lo concreto facciamo la scuola di italiano per immigrati, dove è gratuito. Ma immigrati solo sudamericani o anche? No, da tutto, egiziani, arabi, di tutti i tipi, di cinesi. E lì ci sono i volontari che vengono. Claro, io non lo faccio perché non potrei farlo perché sono argentino, però tanti italiani che non sono razzisti, perché dobbiamo dirlo, Italia non è un popolo razzista. I governi hanno instaurato delle politiche razziste che stanno impulsando l'odio, stanno impulsando la paura verso gli immigrati. Ma voi in giro per Milano potete girare tranquillamente, non avete. Sì, però non dobbiamo dimenticarci dei morti che sono stati tanti in Italia per razzismo. Due anni fa a Firenze, quei ragazzi senegalesi che sono stati uccisi per un integrante di Casa. Però possiamo Casa dire Pound. Che al momento il razzismo eventualmente è solo strisciante nel nostro. Purtroppo c'è magari più dire, lo sfruttamento, no? C'è lo sfruttamento, c'è le politiche razziste. Si fanno lavorare i lavoratori immigrati in nero. Esatto. Perché? Perché è il caporalato, è un fenomeno. O li si affitta in nero le stanze. Esatto, però anche lì l'immigrato che lavora non ha il permesso di soggiorno. Lavora perché deve mangiare, lavora in nero, lavora sfruttato. Sub 10-12 ore per 30-40 euro al giorno, e quello deve capire anche l'italiano, il lavoratore italiano, che lo sfruttamento degli immigrati permette lo sfruttamento dei lavoratori italiani, perché hanno abbassato il costo del lavoro per avere tanti milioni di immigrati clandestini. Questa è la politica della legge Bossi-Fini. Ma voi in questo momento vi sentite integrati o non vi sentite integrati? Lei che è da 13 anni. Sì, nel senso che Italia è casa mia. Io vivo qua, mando a mia figlia alla scuola, costruisco il mio futuro qua, perciò Italia è casa mia e non permetto alla Lega Nord di venire a cacciarmi via o dire andate a casa vostra. Questa è casa mia
Pertanto noi esigiamo i diritti che ci corrispondono come cittadini. Ecco, alla luce del fatto di ieri, questa situazione potrebbe subire delle modifiche, secondo lei? Noi speriamo. Finita l'ondata emotiva, tutto torna a purtroppo come ogni volta succede lo stesso, perché ogni volta c'è un barcone, muoiono delle persone, ci sono cose nel telegiornale, nei giornali, ma poi sparisce. Ecco, sappiamo che l'Italia è un po' il primo approdo, ma poi molti vanno anche all'estero, vanno in altre nazioni, oppure in altre nazioni le leggi sono più strette. Purtroppo gli immigrati che arriva qua nei barconi chiedendo asilo politico non vorrebbe farlo qua in Italia, perché qua poi non può andare a altri paesi dove hanno familiari. Tanti siriani hanno familiari in Germania, in altri paesi, ma fare chiedere il stato di rifugiato politico qua le impedirebbe tante altre cose, perché poi quelli rifugiati allora vanno alla sbanda, non le danno nessun supporto. Qui potrebbe essere un transito, uno arriva, sta qui un po' di tempo, poi prende il treno e va a trovare i suoi, si ricongiunge con i suoi familiari in Germania, in Francia. Però non lo permette la legge sui rifugiati, per quello che vogliamo un cambiamento nella legge. Quindi anche sulla legge dei rifugiati. Esattamente, qua hai che cambiare tutto lo che è la legge sull'immigrazione, il testo unico sull'immigrazione, la legge Bossi-Fini, pacchetto sicurezza, generano più clandestinità. Quindi possiamo dire che uno vive sempre ad handicap nel suo paese da dove scappa, ad handicap dove arriva per l'accoglienza, ad handicap nel suo proseguio della sua attività in un paese straniero. Sì, sì, purtroppo sì. Qua arriva tanta gente credendo che farà un futuro migliore, ma purtroppo cade nella nuova schiavitù. Che significa queste leggi razziste. Ma al di là delle leggi, come dice lei, nuova schiavitù vuol dire che allora ci sono anche tanti imprenditori o tante persone che sfruttano purtroppo sotto sì. Traccia. Per quello dico che non è una legge soltanto per criminalizzarlo agli immigrati, sino che è economica, perché tanti impresari del nord che sono legati alla Lega Nord o alla destra si sono beneficiati con questa politica. Ecco, però per esempio abbiamo tantissime badanti che sono tutte straniere, tantissimi infermieri che sono stranieri, le imprese di pulizia oppure nelle cooperative dove ci sono stranieri, questi lavorano regolarmente oppure anche questi? Anche il lavoratore che è regolare purtroppo le fanno un contratto di part time, di 4 ore. Però lavora 10 o 12 ore, quella è la realtà. E la realtà degli immigrati che ha il permesso di soggiorno, io ho il permesso di soggiorno, ma non posso dire che perché ho il permesso di soggiorno già sono a posto, perché la legge Bossi-Fini che lega il permesso di soggiorno a un contratto di lavoro fa che quando uno perde il lavoro, perde anche il permesso di soggiorno dopo di 6 mesi. E quindi se entro 6 mesi non trova un posto di lavoro. Esatto, se uno in 6 mesi non trova un posto di lavoro, ma in regola e con un contratto a tempo indeterminato, che non lo trova neanche un lavoratore italiano. In questi ultimi tempi si sta manifestando un fenomeno inverso, cioè a causa della crisi, siccome non trovano neanche gli italiani, tanti stranieri se ne vanno dall'Italia perché non c'è più. Sì, sì, le ultime. I dati che abbiamo visto del 2012 parlano di che l'immigrazione, primo che entra meno persone, però stanno uscendo tante. E un'altra cosa, quando il lavoratore rimane senza il permesso di soggiorno dopo di 20 anni che ha pagato gli apporti all'INPS, che ha aiutato a pagare le pensioni degli italiani, i contributi, dopo quel soldi, quando torna al suo paese è a fondo perduto. Perciò uno come lavoratore paga 20 anni di apporto e poi quando è espulso perché ha perso il lavoro, rimane senza il permesso di soggiorno, lo rinchiudono in un CIE, quella vergogna che sono carceri dove rinchiudono una persona che non hanno commesso nessun reato, soltanto per il fatto di non avere un documento, un permesso di soggiorno. Questo è una violazione dei diritti umani. Questo dobbiamo dirlo, non possiamo dimenticarci. Ecco, allora voi come dei CIE. Associazione come Convergenza delle Culture fate corsi di italiano e poi date un supporto sì, diciamo, con gli legale. Avvocati, sì, un supporto legale, abbiamo degli avvocati, un sportello legale, perciò il nostro indirizzo è Magmaon 1. Milano, sì, ci sono immigrati che hanno bisogno o di fare la scuola di italiano o di un avvocato, possono arrivare a Convergenza, al locale di Convergenza delle Quindi Culture. Possiamo dire alla fine, alla luce anche della tragedia di ieri, che è una vita sempre in fuga, una vita di discriminazione continua.
Sì, fino a che non cambi la legge sull'immigrazione in Italia, sarà, la vita degli immigrati sarà di sfruttamento, di persecuzione, di essere rinchiuso in un CIE, di essere espulso, di non aver diritti come cittadino. Quindi le politiche di integrazione sono ancora lontane? Sono lontanissime. Adesso abbiamo un incontro l'8 di ottobre con la ministra Cecil Kyenge per parlare di queste proposte che noi abbiamo come associazione di immigrati a livello nazionale. Abbiamo fondato un'associazione che si chiama Prendiamo la Parola, che è un'associazione di immigrati a livello nazionale. Abbiamo un incontro con la ministra e le vamo a chiedere queste cose, principalmente che si adopera per una legge sulla cittadinanza dei bambini nati in Italia ma che non sono considerati italiani per questa legge Bossi Fini. Bene, allora grazie a Jorge Carazzas dell'Associazione Convergenza delle Culture per essere stato con noi per questa sua testimonianza. Tra breve torneremo ancora parlando della tragedia di ieri di Lampedusa negli aspetti ancora legali e internazionali. A tra poco, subito dopo la pubblicità.